Ciao ragazze, allora piccolo video, piccola faccia del giorno per augurarvi un buon fine settimana e per dirvi così che praticamente ieri avevo girato il video in cui vi facevo vedere come facevo, cioè ho girato il video in cui mi truccavo esattamente come il giorno prima, quindi con quei colori corallo, pesca, rosa, eccetera. Però mi sono annoiata da sola, cioè quel video è di una noia mortale, per cui ho deciso di non caricarlo. E niente, quindi sembro nuda, no scherzo, il che mi dà soddisfazione perché significa che i capelli stanno allungando. No, ho solo questa maglia di motivi di 4-5 anni fa. Niente, allora faccio vedere il trucco degli occhi, che non capisco se rende com'è nella realtà. Il sombretto purtroppo il video non gli rende giustizia. Allora, protagonista della palpebra è sicuramente lui, che è l'Emerald Lamé, color infallibile di L'Oreal, che è questo, meraviglia qua. Qui rende. Nel trucco, perché dal vivo è un effetto bagnato, come ho già detto altre volte. Mi ho messo sotto la base cremosa questa qua di Catrice, il Made to Stay Jennifer Gold Rush, che è questo qui, che ha questa base bronzo dorata e lo fa risaltare abbastanza, anche se secondo me sulla base nera dà il meglio di sé. Per sfumarlo nei contorni ho usato questo sombretto di Kiko, che non so neanche se esiste ancora, perché è l'unico color sphere che io abbia mai avuto, il numero 33, ed è questo qua. Mi piace tantissimo, è questo marrone, così, è leggermente violaceo. Mi è sempre piaciuto questo, infatti è anche abbastanza utilizzato, perché all'inizio quando l'avevo lo usavo praticamente tutti i giorni. Ha tipo dei glitterini argentati, proprio adesso qua è rimasta tipo una strisciolina. Non è scriventissimo, questi saranno sicuramente sono meglio bagnati, però insomma. E come illuminante l'angolo interno e sotto l'arcata ho usato questo qua, sempre il color infallibile, Hourglass Beige, che è un altro di quelli spettacolari. Luminosissimo, questo qui è il colore. E questo qua è il risultato. Bellissimi, io li amo alla follia, l'ho già detto. Poi, eyeliner, come... ecco, guardate qua. Come eyeliner ho fatto una combinazione di questi due. Allora, questo è quello di L'Oreal, che già ho da un bel po' di tempo, della linea Illuminizer, che non mi fa impazzire, vi devo dire la verità. Infatti poi alla fine sono andata sopra con la matita nera, perché non... perché il principio dovrebbe essere bellissimo, perché è un nero tipo con dei glitterini. Il problema è che guardate qua, è tipo slavato, ma è vecchiotto. Sì, l'ho già shakerato e tutte cose, ma sempre slavato rimane. Era giusto per dargli un'opportunità ogni tanto, ma alla fine l'ho coperto. E poi invece la parte iniziale, questa linea piccola, nella parte iniziale dell'occhio, l'ho fatta con questo di Kiko, che io spero vivamente che ripropongano, perché io già ce l'ho da... sapete che credo che siano già due stati, perché dovrebbe essere di una collezione di due stati fa questa. Spettacolare, l'eyeliner, lo shimmering eyeliner, quello dorato, il numero 2, questo era presente in due colori, questo è quello nero tipo brillantinato, questo qua. Funziona ancora divinamente, veramente una delle cose migliori riuscite di Kiko che mi ritrovo. E questo per gli occhi, mascara ovviamente Pupa Vamp. Si veda. Poi per il viso, purtroppo l'anteprima non è molto fedele a quello che poi si vedrà su YouTube. Io vi avviso che se si vede qualche patacca di blush e poi mi dite: ah, il blush mi ha messo un po' meno blush, uno più meno forte, perché il trucco degli occhi è forte. È vero che ho usato il rosso di Slick, quindi lo Scandalous, però ci sono andata molto 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 leggero. Quindi non so che cosa poi renderà. Comunque questo qui, questo è uno dei miei amori. E poi sulle labbra ho utilizzato questo qui di L'Oreal, il 301 Dating Coral, si pronuncia, che comincia a scendere perché uso parecchio. Di tutti questi, il colore è quello che mi piace di più. La resa invece no, perché questo qui, a differenza degli altri, secondo me non mi lascia le labbra pigmentate come gli altri. Quindi anche se va via il lucido, faccio come Lucy.
Anche se va via, il pigmento non me lo lascia, mentre quello rosso, per esempio, sì, e anche gli altri. Però, vabbè, questi sono appunto i rossetti meno impegnativi da portarsi dietro, da rimettere così alla spensierata. Praticamente ieri sera ho fatto lo shampoo e mi sono fatta la treccia. Ho detto vediamo che viene fuori, è venuta fuori sta roba qua, molto senza senso. Cioè, avrebbe più senso se i capelli fossero molto più lunghi, però era il mio sogno quello di dormire con la treccia, non l'ho mai fatta in vita mia. E basta, che vi volevo dire? Ah, lo smalto, perché me lo dimentico, 173 di Debbie. Questi nuovi smalti di Debbie sono spettacolari. No, volevo dire che siccome, come ho già detto, mi solleticavano i famosi, mi solleticano da un sacco di tempo i famosi Illusion d'ombre di Chanel, allora ieri ho detto, sono passata da Le Gardenia alle Zagare e ho scoperto che hanno tolto Chanel. C'è scelta aziendale, avevo tolto Chanel, lo stand Chanel di trucco. Ho detto vabbè, vado accanto al centro commerciale, accanto al portale dove c'è Sicurella, altra profumeria. Lì c'era, sono sicura perché lì l'avevo già sbocciata altre volte, anche lì hanno tolto Chanel. Ora io non so che sta combinando Chanel, ha fatto strage, non lo so, stanno facendo tabula rasa intorno. Fatto sta che anche lì non c'era Chanel, ho detto vabbè, niente, si vede che oggi non era proprio destino. E me ne sono andata. Ma chissà se mai riuscirò ad avere uno di questi benedetti Illusion d'ombro. Vabbè, vi auguro un buon fine settimana, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!